Buon pomeriggio, Siena-Inter, da Riccardo Trevisani e Beppe Bergomi. Siamo qui per raccontarvi questa sfida alla quale si arriva con una classifica che a inizio anno probabilmente nessuno avrebbe potuto immaginare. Alvarez sta centra, cerca il sinistro, Stankovic è solo, lo ha visto Alvarez, Stankovic col destro, Vrkić blocca a terra un pallone non semplice. Buono il lancio per Ricky Alvarez che controlla con il petto, viene anche in campo il pallone, dice ok il guardaline, Ricky Alvarez punta all'area di rigore, Gazzi su di lui, mette il pallone morbido dentro, Pazzini, Zárate, blocca Vrkić, a salve il colpo di testa dell'argentino. Ricky Alvarez, bel pallone dentro per Pazzini che ci arriva, lo gira di testa ma non trova lo specchio della porta. Solide trattenute ancora su Ranocchia che perde la maglia, arriva il cross dentro, Vrkić a vuoto, poi cambiasso Samuel, calcia malissimo ma rimette in movimento Alvarez, confusione nell'area di rigore, Stankovic dentro, la mette male, la ronda prova ad andare in contropiede per il Siena, corre Calaiò, l'Inter è scoperta, ancora Calaiò, resiste bene su Stankovic che comunque lo rallenta, prova a mandare in porta Brienza, grande aggancio di Brienza che punta Zanetti, 3 contro 3, Brienza col sinistro, palla fuori, contropiedissimo del Siena. Chiama palla largo Calaiò, l'ha visto Mannini, lo cerca Mannini, scavalcato Ranocchia, Calaiò di controbalzo, non trova lo specchio della porta. Fa correre Brienza, l'Inter è messa male qui, Brienza cerca subito dentro la ronda, si muove Calaiò, la ronda al limite, quasi in zona tiro, la finta, manda vuoto Ranocchia, sinistro, largo da parte della Rondo. Grande mucchio, pallone verso Pazzini, Ranocchia, poi lo gira Samuele, allarga per Cambiasso che è in posizione regolare perché D'Agostino è uscito tardi dal palo, arriva il cross, Ranocchia si coordina per colpire, la leva Pazzini. Va Thiago Motta, Vrkić ci arriva sul pallone, fatta bene la punizione da Thiago Motta. Thiago Motta, dentro per Castagnos che si gira col destro! All'89esimo segna un gol fondamentale per l'Inter. Si è mosso molto bene tra i due centrali e ha chiuso sul palo lontano dove Vrkić non ci è arrivato. Si è mobilizzato anche Sannino. Adesso Brienza prova a portare via calcio d'angolo, non ce la fa, spacca la bandierina e viene ammonito. E siccome è già stato ammonito, viene espulso. L'Inter passa all'Artemio Franchi, decisivo il guizzo nel finale di Luca Stagnos, 1-0. If we do like this every game, I think it's gonna be good for us. A Castagnos gli ho chiesto soltanto, insomma, comincia un nuovo campionato per l'Inter e lui ha detto dobbiamo pensare partita dopo partita, giorno dopo giorno, non fare programmi a lunga scadenza.